Buongiorno, oggi parleremo della filosofia Reiki, che nasce in Giappone in un monastero Zen. Mikao Usui, il fondatore di questa disciplina, trovò degli antichi testi buddhisti, i Sutra. Essi venivano utilizzati dai monaci solo per la guarigione spirituale, poiché si era persa nel tempo memoria della loro applicazione ai fini della guarigione sul piano fisico. Usui si recò allora sulla montagna sacra Kuriyama per un periodo di meditazione. Decise di pregare e digiunare per 21 giorni, numero che rappresenta la guarigione perfetta. All'alba del 21° giorno, una sfera di luce intensissima gli si avvicinò e lo investì in piena fronte, rompendosi in bolle contenenti i simboli, dei quali ricevette la conoscenza per il giusto utilizzo. Nella cultura giapponese, l'unione dei due termini, rei e ki, dà origine all'espressione reiki. Rei è tutto ciò che costituisce la realtà, conosciuta e non. Tutto, e quindi anche gli esseri umani, sono costantemente guidati da Rei, la forza che ci spinge verso la vita e l'esperienza. Rei è il sé universale in forma di energia. Ki viene tradotto come energia vitale. È l'energia che scorre in ogni organismo vivente. Ki è il prana nella lingua sanscrita. Nella medicina tradizionale cinese si chiama qi. Circola negli organi interni e nei meridiani ed è responsabile dei principali processi fisiologici, mentali ed emozionali. Qi è la forza che permette ad ogni cosa di compiere il proprio ciclo vitale. In pratica, il Reiki è una delle tante tecniche di autoguarigione basata sull'armonizzazione dell'energia vitale che dà vita e salute al nostro corpo, così come lo shiatsu, il tuina e la stessa agopuntura. Diciamo che il Reiki, inteso come tecnica di guarigione, è sempre esistito. Proviamo a pensare al semplice gesto di appoggiare una mano sulla parte del corpo che ci fa male. Ma per capirne di più, diamo la parola alla nostra esperta, Nadia Verdelli. Cosa consiste? Semplicemente è una cosa molto molto tranquilla. Chi riceve l'energia tramite Reiki deve trovare una posizione che gli sia comoda. Di solito si consiglia di stare sdraiati, di rilassarsi, ci si può tranquillamente anche addormentare, è capitato tantissime volte, mentre chi pratica Reiki segue delle posizioni ben precise, segue proprio uno schema ben prestabilito. Si comincia con porre le mani sopra la testa della persona dove si trova il primo chakra, che è il chakra della corona, da cui poi entra il flusso dell'energia. Innanzitutto, chi trasmette energia, la primissima cosa che deve fare è quella di entrare in uno stato di profonda concentrazione e meditazione, perché comunque è una filosofia orientale, tutte si basano su un principio di meditazione, di concentrazione, di essere sempre presenti su quello che si sta facendo ora in quel momento. Una volta posate le mani, si inizia a visualizzare o addirittura a disegnare dei simboli che sono proprio dei simboli che mettono in contatto con l'energia, questa energia che noi abbiamo intorno e che ci si concentra in quel momento tramite le nostre mani sulla persona che ha bisogno e che sta ricevendo questa energia. I simboli sono di diverso tipo a seconda del livello sia di chi pratica, sia della necessità e dell'intensità dell'energia che si vuole trasmettere. La prima posizione delle mani appunto è sopra la testa, che è la nostra corona. Si passa poi sopra gli occhi, che è il secondo chakra, il terzo è all'altezza della gola, il quarto chakra è il famoso chakra del cuore, poi c'è il quinto chakra che è appena sopra lo sterno. Poi il sesto che è sopra lo stomaco e il settimo che è all'inguine. In questi momenti, in questi passaggi, si deve sempre mantenere una certa armonia, il contatto sicuramente con la persona che si sta trattando. Bisogna stare molto attenti alle emozioni, a quello che ci trasmette l'altra persona.
Sicuramente il fatto di avere un contatto fisico con le mani aiuta perché spesso si percepiscono sensazioni di fastidio, sensazioni di magari anche di dolore se la posizione non è delle più piacevoli per chi sta ricevendo in quel momento. La trasmissione di energia, come abbiamo detto all'inizio, è una forma di guarigione, per cui si può intervenire su problemi fisici, si può intervenire su problemi di tipo psicologico, si può curare l'insonnia, si possono curare qualsiasi altro tipo di problema, ma si può anche intervenire proprio sul mal di testa, si può intervenire su un dolore, un mal di stomaco, si può intervenire su qualsiasi tipo di problema. La cosa fondamentale è che ci sia fiducia in quello che si sta facendo e fiducia da parte di chi riceve questa energia senza dover per forza di cose fare chissà che. Basta semplicemente lasciarsi andare e avere il coraggio di accettare quello che uno sta provando in quel momento. L'albero della vita costituisce uno dei più noti e importanti insegnamenti della Kabbalah. È un diagramma astratto e simbolico costituito da 10 entità, chiamate Sefirot. Le Sefirot corrispondono ad importanti concetti metafisici, a veri e propri attributi o emanazioni della divinità. Da un punto di vista teologico, tali Sefirot, o luci increate, sono dunque considerate di sostanza increata, ma in qualità di emanazioni non sono vere e proprie ipostasi e dunque non possiedono la natura divina. Inoltre, esse sono anche associate alle situazioni pratiche ed emotive attraversate da ogni individuo nella vita quotidiana. Le Sefirot sono 10 principi basilari, riconoscibili nella molteplicità disordinata e complessa della vita umana, capaci di unificarla e darle senso e pienezza. Osservando la figura, si può notare che le 10 Sefirot sono collegate da 22 canali, 3 orizzontali, 7 verticali, 12 diagonali. Ogni canale corrisponde ad una delle 22 lettere dell'alfabeto ebraico. I 3 pilastri dell'albero della vita corrispondono alle 3 vie che ogni essere umano ha davanti: l'amore a destra, la forza a sinistra e la compassione al centro. Solo la via mediana, quella della compassione, chiamata anche via regale, ha in sé la capacità di unificare gli opposti. Senza questo pilastro centrale, l'albero della vita diventerebbe quello della conoscenza tra il bene e il male. I pilastri, a destra e a sinistra, rappresentano inoltre le due polarità basilari di tutta la realtà, il maschile a destra e il femminile a sinistra, dai quali sgorgano tutte le altre coppie d'opposti presenti nella creazione.